Buonasera, ciao al nostro pubblico, siamo di nuovo qui con la nostra web TV e come sempre facciamo degli appuntamenti con gli artisti che frequentano il nostro teatro, gli autori, gli interpreti che in qualche modo possono aiutarci a comprendere l'opera che stanno mettendo in scena. L'abbiamo fatto già con Tosca, l'abbiamo fatto con Cenerentola, vogliamo farlo anche adesso con questa nuova produzione che stiamo mettendo in scena, che si chiama Arianna Annasso di Richard Strauss. Ed è la prima volta che quest'opera arriva a Bologna e proprio per questo pensiamo sia molto utile darvi delle chiavi di lettura, un orientamento anche verso un autore come Strauss, che in qualche modo a Bologna è venuto anche abbastanza spesso, ma non così frequentemente, non così come per Rossini, come per Verdi e per altri compositori che facciamo appunto molto spesso. Abbiamo affidato la regia di questo spettacolo a un grande regista che ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo, che è Paul Curran. È già stato con noi in occasione del Trovatore e fu un allestimento molto bello che abbiamo anche riproposto una seconda volta e torna adesso appunto con Arianna Annasso. E con lui c'è Andrea Maioli, che ci ha accompagnato già diverse volte, l'avete già visto nelle nostre trasmissioni, e che su questo interloquirà con Paul sulla sua messa in scena, ma anche dandoci appunto delle chiavi di lettura e dei modi per leggere l'Arianna, che rimane uno spettacolo molto interessante e assolutamente da scoprire. Allora, saluto i nostri ospiti. Buonasera. Buonasera. Ciao. Eccoci qua. Allora, il grande regista, come diceva Maurizio Tarantino, Paul Curran, che affronta una cosa completamente diversa dal Trovatore, no? Questa Arianna Annasso, Arianna auf Naxos, è una cosa agli antipodi rispetto al Trovatore. Sì, certamente, anche è un'opera, un'opera del Novecento, è un'opera, diciamo, più o meno, direi che non è un'opera contemporanea, ma un'opera moderna, nel senso che Strauss utilizza un'orchestra e una vocalità molto particolari, tutto basato sia su, diciamo, il bel canto a Wagner, e poi lo sviluppa un po' in poi, perché è molto affascinante questo titolo per me, adoro. Ecco, prima parlando lei ha detto una cosa molto significativa, ha detto potrebbe sembrare un'opera tra virgolette piccola, sì. In realtà è un'opera molto complessa. È un'opera molto complessa, enorme, sì, perché non c'è coro, non ci sono i grandi mezzi così che ce l'abbiamo, diciamo, in un Trovatore o Aida, queste cose, però ci sono 14-15 cantanti più un attore, che è attore senza cantare, più abbiamo noi degli altri attori mimi, così, allora è un operone nei fini conti. Ma per questo, per me la sfida, sempre la sfida con qualsiasi titolo, ma soprattutto con Arianna Annasso, è di sviluppare i personaggi. E qui ce ne abbiamo tanti, sono teatro, è un'opera basata su dietro le quinte di un teatro, come noi, come artisti, il backstage, noi come affrontiamo i problemi di mettere in scena uno spettacolo, come si fa. E Strauss prende questa e poi sviluppa in una maniera sia buffa comica che dopo molto seria, che è per me, come dico, affascinante, perché lui sta parlando proprio di mia vita di 30 anni di regie. Certo. La regia che cos'è? È più o meno una serie di accogliere una disciplina in un senso al dal caos. Perché di solito è un caos sempre. E noi approfittiamo di questo caos per scegliere un motivo e una linea chiara per raccontare la storia. E questo c'è in quest'opera. Vediamo un po' di tutto in questo. Insomma, un po' come il Truman Show, dove c'è un regista che è sì, Dio, no? Sì, sì. Poi ricrea l'ordine. Trovare un ordine in mezzo alle cose pazzesche. Ecco, parliamo un attimo della trama, in poche parole, di Arianna Annasso, perché inizialmente doveva esserci anche il borghese gentiluomo di Molière, no? Nella prima, sì, è la prima versione. Nella prima versione. E poi, dopo il borghese gentiluomo, nettamente staccata, c'era questa Arianna Annasso. Sì. Poi, nel corso
degli anni la cosa cambia. Sì, ha cambiato, ha scritto le prime versioni nel 1912, era una prosa e poi l'opera lirica a Stoccarda, se non sbaglio. Sì. Il problema era questo, che tutti che volevano andare a vedere la prosa sono arrivati per la prosa e se ne sono andati per l'opera lirica. Tutti che volevano vedere l'opera lirica non sono arrivati per l'opera lirica, per certo, la prosa, e poi c'era un casino totale. Meno male che da noi non è più così. Dopo, io ho sentito la prima versione, non l'ho mai fatta, ma è un po' ancora più complicata, nel senso che è una miscela di due cose, prosa e opera lirica. Io preferisco questa versione perché è molto più lirica, molto la musica, penso che lui ha sviluppato la parte musicale in una linea molto, adesso possiamo dire, straussiana, certo, perché questo non è Strauss di Elektra, non fa scioccare, questa era Strauss di Rosenkavalier, e ricordiamoci che dopo Elektra ha scritto Rosenkavalier, sì, un ritorno alla musicalità, un ritorno a un po' al classicismo. Classicismo, e questo si trova in Arianna. Ecco, la storia quindi si è modificata, forse meno complessa, ma è sempre abbastanza complessa, sì, perché si parte in un grande palazzo e poi cosa succede? Guarda, posso spiegare così. Anni fa, parliamo del, penso che fosse il 99, io sono stato invitato a fare una gala, una serata, sì, era un periodo in cui io non c'avevo niente lavoro, niente, zero, e ho chiamata. Puoi venire a fare una gala con grandi cantanti, grandi nomi e due grandi nomi attori? Ho detto sì, va bene, certo, ho bisogno di guadagnare. Dov'è? Che teatro? Non è un teatro, Covent Garden, no? Buckingham Palace. Solo. Buckingham Palace? No. Stiamo scherzando, penso che mi prendevo in giro. Sì, Buckingham Palace. Ok. Mi sono arrivato. E mi sono trovato proprio nel mondo di Arianna, subito mi sono accorto che sono trovato proprio nel mondo di Arianna, con un maggiordomo che era, come diciamo in inglese, a piece of work, non era un uomo facile, e lui aveva le sue idee di come fare, ma hanno portato me perché c'erano i cantanti, il Domingo ci ha cantato, classico, ad esempio. Insomma, siamo arrivati a Buckingham Palace, poi c'erano delle regole, si deve fare questo così, non toccare questo, non si può fare una serie di problemi da risolvere e di trovare risoluzioni invece di solo averti la fantasia di come faccio io una regia a Buckingham Palace. Affascinante, assolutamente. Ma mi ricordo una cosa, che eravamo nella Sala dei Troni. E da Arianna è più o meno la stessa cosa. Noi ci troviamo nella casa dell'uomo più ricco di Vienna. Che vuol dire? Lui vuole del migliore. Certo, se quello era per il principe Charles. E chi vuole il principe Charles a cena, al concerto? Domingo. Certo. E insomma, come Arianna Nasso, lui chiama una compagnia di opera lirica e dei attori ballerini. Vuole del migliore. E quello che ce l'abbiamo avuto a Buckingham Palace. Sì. Nel frattempo, come il prologo, Arianna ha scritto prologo, opera. Sì. Il prologo è sempre dietro le quinte nel palazzo. Certo. E arriva il maggiordomo per dire: ah, scusate signori, alle 9 precisi ci saranno fuochi d'artificio e prima c'è una cena. Dobbiamo essere pronti, prontissimi. Vabbè, questa è Arianna Nasso. Nella mia vita, qual era il maggiordomo che mi è arrivato dietro le quinte per dire: Domingo deve cantare più veloce perché c'è l'agnello stasera e Principe Charles non piace. Io sono detto no, io mi sono perso in questo mondo. E devo dire, al di là, senza pensare che avrei mai fatto male in Anasso, già c'era chiave in testa. Se faccio Arianna Nasso, mi ricordo sempre questa esperienza. Questo gioco. Quindi sì, diventa un gioco di teatro, backstage, sì, metateatro e teatro, esatto, insomma, è complesso. E poi quando arrivi, il problema in Arianna è che è stato deciso dall'uomo più ricco che non fare l'opera prima e poi, certo, le comiche, ma invece di mettere insieme.
certo. L'uno sopra l'altro, casino totale. Quindi due linguaggi. Due linguaggi diversi, senza prove, senza certo. niente, solo all'improvviso, che è già per me affascinante come gli artisti risolvono i problemi, perché certo. noi abbiamo questo, qualche volta non sono luci o sei in un concerto senza qualcuno particolare di darti la mano, devi risolvere te stesso. Allora, per questo è un'opera molto interessante da vedere come si costruisce il teatro. Il teatro, certo. Sì, per il pubblico penso che è molto interessante. Sicuramente. Quello che mi ricordo anche di Buckingham Palace, non era permesso di utilizzare le cucine. La regina ha detto no, perché soldi pubblici. Invece abbiamo portato catering dai cuochi. Strapieno, due quinte, sala dei troni così, orchestra, attori, tutto quanto, ma accanto avevamo cuochi completamente zitti che hanno cucinato e appena Domingo si è mosso ha detto non toccare. Un mondo pazzesco, non ho mai visto una cosa del genere. Un mondo che forse vedremo trasposto qua, nell'Arianna, no? Perché la seconda parte di Arianna si vede sia l'opera che diciamo il balletto, la danza insieme. E certo. come per me è importante non solo vedere diciamo la recita, ma anche una quinta in cui possiamo vedere sia Zerbinetta, si chiama la cantante ballerina, lui come lei osserva l'opera seria e come lei risolve di mettersi, inserirsi nel dramma. Sì, e questo vediamo on stage, off stage. Off stage. Poi Strauss fa una cosa che per me è un veramente tocco del genio, che è dopo tre enormi scene dei comici, entriamo in opera seria. Certo. Di come, sì, come l'Orfeo, come le certo. opere greche, certo. queste nel mito. Cose. Nel mito, è fantastico. Proprio fantastico, è colpo così. Sì. E bisogna capire se è stata più un'idea di Strauss o von Hofmannsthal, che è il librettista, no? Anche perché lì c'è un epistolario. Dico sempre, parliamo di Strauss, ma dobbiamo assolutamente dire che questo non è solo l'opera di Strauss, sì. ma è l'opera di Strauss e von Hofmannsthal, che era certo. un scrittore, un nome importante, certo. non solo nel teatro tedesco, ma anche nel teatro mondiale. Perché aveva un linguaggio, il testo è stupendo, il testo certo. Tedesco. Poi sì, ho letto le lettere, ho fatto tante ricerche, le lettere tra di loro per questo, perché hanno, come tutti i titoli che hanno fatto insieme, hanno litigato come i pazzi. È interessante quando ha detto Strauss che la differenza tra questi due gruppi, l'opera seria e i comici, deve scioccare, da schockieren sollte. E questo è interessante, che lui dice non voglio una cosa omogenea, voglio una cosa che ci stacca l'uno all'altro, due mondi come due pianete che si incrociano così. E si scontrano. Si scontrano, esatto. Sì. E questo abbiamo cercato di trovare. Di trovare nella regia. Zerbinetta, che lei ha citato prima, mm-hmm. lei l'ha definita un po' come se fosse Ariana Grande o Katy Perry, mm-hmm. cioè sì. una pop star, no? sì. dell'epoca. Sì, 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 sì. È molto facile pensare a Ariana Grande e a Katy Perry come leggeri, niente di particolare, ma scusa, una delle donne più intelligenti del mondo è Dolly Parton. Dolly Parton è una donna di un'intelligenza straordinaria. Cantante country, attrice. Cantante, ma non solo, certo. lei è un businesswoman mm-hmm. che ha messo in corso un business di affari enorme nella vita. Non solo la carriera come cantante, perciò anche Katy Perry è così. Allora vuol dire che ci vuole, per farsi vedere così leggera, così affascinante, ci vuole anche una grande intelligenza, ci vuole sì. anche tutta una squadra dietro alle spalle. Certo. per aiutarti, e perciò dico sempre che questi hanno bisogno di un'intelligenza, e questo vediamo con la Zerbinetta. E che la Zerbinetta si organizza bene, e dico sempre, ho detto alla cantante, credo che lei forse non è stata istruita bene, non è andata a scuola, ma ha un'intelligenza naturale,
che è oltre, direi, l'intelligenza di tanti altri. E questo mi fascina. Ultima cosa, se lei dovesse definire se stesso, la sua regia, il suo stile di regia, le piacerebbe usare quale aggettivo? Scioccante? Storyteller? Cosa? Storyteller, assolutamente, storyteller. Per me il teatro che cos'è? Non è sia l'una via o l'altra, è sempre un viaggio. E per me l'interessante è sempre raccontare le storie. E come raccontiamo queste storie? La regia per me è sviluppare personaggi, perché vogliamo vedere i personaggi che ci toccano. O che forse tu, seduto in sala, dici a te stesso, guarda, c'è un bel po' di me in questo personaggio. E più importante dei personaggi è sempre relazioni tra di loro, relazioni umane. E questa è l'importanza di, diciamo, questi sono i miei strumenti per raccontare la storia. È una grande importanza. Scioccare, piacere, far piacere, non piacere, non potrebbe interessarmi di meno. Perché faccio per raccontare la storia. E speriamo che possiamo far piacere a tutti, ma chissà, chissà mai. E lascio sempre nelle mani del pubblico come si accetta. Ma do sempre, spero, nelle mie regie, che do sempre una possibilità di approfondirsi, di perdersi nella storia. Andiamo in teatro come bambini. Certo. Io vado in teatro per perdere un po', sognare un po', perdere la testa. E vivere altre vite. Due, tre. Sì, non voglio, non ci penso andare al co-op o PAM, mentre che sono in teatro. Se ci penso, sono già perso. Ma per il sogno, e questo è il sogno del teatro. Sogno del teatro. E quindi 20 marzo al Teatro Comunale Ariadne auf Naxos. Sì, infatti io sono qua appunto per ricordarvi che dal 20 al 27 marzo noi ospiteremo le 4 repliche. Sarà importante che il pubblico bolognese partecipi, anche perché, come ci hanno raccontato, l'opera è estremamente interessante, questo continuo rimando tra la commedia dell'arte e il melodramma, tra la farsa e il dramma, appunto. Insomma, è sicuramente un'opera assolutamente da scoprire, anche perché è la prima volta, ricordo ancora, che lo facciamo qui al teatro, e quindi è un momento anche, insomma, da vivere, come sempre facciamo nel nostro teatro, sia per la nostra produzione sia per la vita sociale che offriamo alla città, e soprattutto anche per venire al nostro teatro con un'ottica anche di scoperta. E questo lo dico soprattutto anche alle nuove generazioni. Noi abbiamo delle ottime offerte per il pubblico under 30, per gli studenti e per tutti, insomma. Quindi il teatro è di tutti e vi aspettiamo. Iscrivetevi al nostro canale YouTube e a presto. Ciao! Thank you.